Versetto 3. Per togliere il peccato, Dio ha mandato suo figlio in una condizione simile alla nostra di uomini peccatori e ha condannato il peccato in noi. Versetto 3. In questo modo Dio ha compiuto quello che la legge di Mosè non poteva ottenere a causa della debolezza umana. Questo versetto è una sintesi meravigliosa della, potremmo dire, la dottrina della salvezza. Teologia della salvezza. Cosa sta dicendo Paolo in questo modo? Ci dice come Gesù ci ha salvato, qual è stata la sua scelta di fondo e in che modo l'ha concretizzata. Come Gesù ci ha salvato morendo in croce per noi. Qual è stata la sua scelta di fondo? Bravo. Fidarsi del Padre fino in fondo, amare fino in fondo l'uomo che lo rifiutava. E in questo modo diventa così solidale con l'uomo da sostituirsi all'uomo, da rappresentare l'uomo nel subire l'ira immanente di Dio. Cosa vuol dire? Sì, ma prima ancora, vi ricordate cos'è l'ira immanente? È importante non dimenticarlo mai, eh? La realtà è fatta in modo tale che se io faccio delle scelte sbagliate, le conseguenze negative mi ricascano sulla testa, mie, di me e di quelli che ho intorno, perché siamo tutti legati insieme oltretutto. Gesù ha fatto scelte sbagliate nella sua vita, per quel che si sa, per quel che risulta a noi? No. Però è finito in croce. Perché? Al nostro posto. Ha accettato di fare squadra con noi a un punto tale da dire, bene, per le scelte sbagliate che avete fatto e che continuate a fare, dovreste finire così, ci vado io e voi siete liberi. In questo senso ci libera. Ha pagato lui, ci ha sostituito fino a quel punto. E notate, non in un momento in cui almeno qualcuno tra gli uomini gli diceva: meno male che ci sei tu, che ci vuoi bene, che sei così bravo, eccetera. No, nel momento in cui perfino i suoi amici, uno lo tradisce e si impicca, uno lo rinnega e gli altri scappano. E sono convinti che è un fallito. Mentre lui fa questo, l'impressione che lascia, l'immagine che lascia di sé è questa. Per chi vive nell'epoca del primato dell'immagine, questo è il massimo proprio del fallimento, né? Quando noi annunciamo Cristo, quando noi ci comportiamo da cristiani e cerchiamo di rispondere a chi si chiede: ma perché ti comporti così? Perché sono cristiano? Questa è la prima figura che appare che facciamo, né? Sei un cretino, come lui. L'importante è che il Deante aiuti questo qui, ne? Ricordarcelo. Pierino, la fede o vai oltre o tu sei finito. Prima di mandare un recite, c'è dentro di me tanta. Chi non crede è evidente perché questo è un momento della gente. Esatto. Però è uno di noi che tenta di seguirlo con miserie. Abbiamo almeno dentro quel calco così da rivedere oltre. Sono che a posto a parlare di questo. Che lemma di a me, che è un pochettino, dico che era la mappa crede nella risurrezione, che l'altro di una morte, di no, e chi non crede è così. D'accordo, allora, questo era importante sottolinearlo perché proprio in fondo ci ricorda cosa c'è alla base della nostra fede, che non è nuovo per nessuno di noi, non è qualcosa di sconosciuto, anzi, qualcosa che abbiamo già dentro, però ricordarcelo, e qui ce lo dice in un modo molto bello. Perché appunto dice che Dio ha mandato suo figlio da uomo per togliere il peccato, quello è lo scopo, dice lui, per togliere il peccato. Come? Condannando il peccato. In chi? In Gesù. Gesù che muore in croce è la condanna del peccato, ci fa capire che il peccato è una cosa seria. Se lui semplicemente ha aperto squadra con noi e è finito in croce, cioè ha dovuto pagare con la vita la sua fedeltà, vuol dire che il non essere fedeli è qualcosa che pesa, cioè ha delle conseguenze negative pesanti. Tanto vero che quel no, per essere pareggiato con un sì, ha avuto bisogno di una morte. Il peccato è che è sempre questione di vita o di morte, o i peccati veri, né? Mi resti pedadine. Quando il peccato è peccato, che davvero cioè taglia la relazione tra noi e lui, ci isola in noi stessi. Quando è così, è sempre qualcosa di serio.
Questo ci sta dicendo Paolo. Perché dice stupidatino? Sì, perché il modo sbagliato di... perché è come nella vita di tutti i giorni. Ci può essere un comportamento tra marito e moglie davanti al quale uno dice, per piacere, no, a questo non lo posso accettare, qui si spacca tutto. Metti un tradimento, un comportamento volgare, pesante, eccetera, un disprezzo, un'umiliazione che è proprio uno metto sotto i piedi in modo da farlo sentire una... O il rapporto è paritario, c'è un minimo di rispetto. Però ci sono anche tante disattenzioni. Tutte le volte ti dico le scarpe mettile qui, le ciabatte lì, e non è sempre il contrario. Quante volte dico se usi il lavandino dopo te lo pulisci, devo sempre pulirmelo io. Se lo trovi sporco ti lamenti, quando è pulito lo usi e non lo pulisci mai. Insomma, quelle stupidadine. Oppure avevo pensato di andare a cena fuori stasera, invece tu non vuoi sapere di toglierti le pantofole. Perché sono degli scherzi. E poi queste cose le sapete voi meglio di me, perché mi sono scusato fino al primo contrario. Quando si parla di peccato non è delle ultime cose, è di quelle serie. Esatto, soprattutto prendere Dio e farlo diventare o il gingillo che ci serve e basta, o metterlo comunque al secondo posto e dire no, io sono bravo, dammi una mano per fare bella figura perché sono bravo io. Perché se io faccio bella figura tu riesci a convincere qualcuno, altrimenti sai, noi siamo bravi a pensarci così. Purtroppo, siamo capaci di farlo. Ecco, quando il peccato è serio è sempre qualcosa che taglia il rapporto tra noi e Lui. E se Dio è vita e il peccato diventa rifiuto di relazione con Dio, è morte. C'è poco da fare. Che poi può diventare anche morte prima di tutto dentro di te. Muori tu dentro. La tua forza di essere quel che dovresti essere, la tua capacità di essere coerente, perseverante nell'impegno, la forza di credere che sia possibile uscire da certe abitudini, eccetera, eccetera. E poi diventa morte anche per i rapporti con gli altri. Non ti fidi di nessuno, oppure ti comporti in modo che gli altri non possono più fidarsi di te, eccetera, eccetera. Quando poi si arriva all'imbroglio, al tradimento, all'odio, al rancore, alla violenza, guardiamo i giornali e lì si dicono dove ci porta nel grande questa logica di sopravvivenza di me stesso, di chiusura in ciascuno in se stessi. Non ci si capisce più, una gabbia di matti, ben che vada, o la giungla, dove il più forte schiaccia il più debole e tira dritto. Ma come? Dopo la cronaca quotidiana ci ricorda che tutto questo sembra tutte teorie, in realtà è vita quotidiana proprio, né? O no? Ci siamo qua? Ecco. Versetto 4, e noi ora, quindi non qualcosa che avverrà quando, chissà dove, chissà come, ora, e questo ora funziona da 2000 anni, ora possiamo, notate, non dobbiamo, non vogliamo, possiamo, siamo messi nella condizione di poter fare, avere la capacità di, poi sta a noi usarla o non usarla. Ora possiamo adempiere quello che la legge comanda. Perché possiamo adempiere ciò che la legge comanda? Non più perché lo comanda la legge, ma perché ci serve per conservarsi nell'amicizia, perché è l'amicizia che ci sostiene. E sappiamo che se anche sbagliamo una volta o l'altra possiamo sempre chiedere. L'amicizia sua, dei nostri confronti, supera i nostri no momentanei verso di lui. Il perdono ci rimette in carreggiata. E lo possiamo perché? Perché non viviamo più nella nostra debolezza, non siamo più abbandonati soltanto a quel che siamo capaci di fare noi, ma siamo fortificati dallo Spirito. Se non ci fosse lo Spirito dentro di noi, quello che Cristo ha fatto resterebbe archeologia storica. 2000 anni fa un tizio è stato così bravo da, è morto, è risorto, se n'è andato, è finita lì. Per me qui adesso è come se lui non fosse mai esistito. Senza lo Spirito sarebbe così. Lo ricorderemo come un esempio di uomo che è stato coerente fino a lasciarci la pelle. Basta. Se noi possiamo utilizzare quel che lui ha fatto 2000 anni fa è perché lo Spirito che ha risuscitato lui, entrando in noi attraverso il sacramento, rende noi capaci di accogliere e vivere la sua Pasqua. È lo Spirito che lo fa dentro di noi, né? Non la nostra bravura.